Ciao ragazzi, conosciamo insieme i nutrienti. Le proteine sono come i supereroi dell'organismo. Sono amiche della crescita, sono come i mattoncini che servono a fabbricare e rinnovare i tessuti di cui è composto un organismo. Ne esistono di due tipi, le proteine animali e le proteine vegetali. Le proteine animali hanno tutti gli amminoacidi di cui l'organismo ha bisogno per fabbricare un mattoncino e quindi costruire una proteina. Gli amminoacidi sono come le perle di una collana che unendosi tra di loro formano una proteina. Le proteine vegetali sono carenti in alcuni amminoacidi, però unendo sapientemente i cibi tra di loro, come i legumi e i cereali, si possono ottenere proteine di ottima qualità. I carboidrati sono come la legna che tiene acceso il fuoco. Senza carboidrati non abbiamo energia. Anche qui ne esistono di due tipi, i carboidrati semplici e i carboidrati complessi. I primi bruciano velocemente, servono a dare energia immediata, ma bisogna consumarli con moderazione. I carboidrati complessi bruciano lentamente e rilasciano energia in modo prolungato e costante. I grassi rappresentano un'importante riserva energetica, così come i carboidrati bruciando liberano energia. Una carenza di grassi insaturi può comportare un malfunzionamento del sistema nervoso.
I grassi insaturi, che sono i grassi buoni, aiutano il sistema immunitario a combattere contro le aggressioni esterne. Riducono le infiammazioni e fanno bene alla vista, alla pelle e ai muscoli. I grassi saturi vanno consumati con moderazione. Sono quelli contenuti nei cibi maggiormente amati da voi ragazzi, e quindi hamburger, patatine fritte, merendine o croissant. Sono quelli che ci fanno ingrassare e che ci fanno sentire stanchi e pesanti. I grassi saturi si accumulano nei vasi sanguigni ostruendoli. I sali minerali sono indispensabili al buon funzionamento dell'organismo. Sono il ferro, il magnesio, il rame o il potassio, e ce ne sono molti altri. Aiutano le vitamine a far funzionare il corpo come un ingranaggio perfetto. Le vitamine sono identificate con una lettera e ad ogni lettera corrisponde un colore. Le liposolubili, la vitamina A, D, E e K, stanno bene con i grassi, si cercano. Aiutano le ossa a diventare forti, il sistema immunitario a funzionare correttamente, rendono lucidi i capelli, la pelle liscia e morbida e la vista brillante. Le vitamine idrosolubili, quelle che amano l'acqua, sono la vitamina C e le vitamine del gruppo B. Danno energia e aiutano a difenderci da infezioni e malattie. Ragazzi, non dimentichiamoci dell'acqua, importantissima, e si trova alla base della piramide alimentare.